L'Istituto degli Innocenti di Firenze è la più antica istituzione pubblica italiana dedicata alla tutela dei bambini e dell'infanzia intera e oggi aiuta anche delle giovani madri in difficoltà. Sei secoli di meritoria attività nei confronti di queste fasce deboli che rischiano di essere rovinate da una cattiva gestione e infatti è proprio la gestione dell'istituto a essere oggetto di due procedimenti legali. Noi abbiamo fatto una specifica interrogazione a Enrico Rossi, che è il responsabile di questo istituto, visto che nomina anche tre dei consiglieri, perché commissari quest'ente e faccia soprattutto chiarezza, riteniamo che sia un atto dovuto e lo chiediamo con forza. Dopo l'incontro con i cittadini e l'impegno che ci siamo presi, abbiamo mantenuto la promessa presentando questo atto per il comune di Cinigiano in provincia di Grosseto. I cittadini l'ultima volta che siamo stati là in visita a quel paese avevano bruciato le bollette del gas, del GPL, perché erano costosissime, non riuscivano a scaldare le case con un costo accessibile. Con questa mozione chiediamo che la rete esistente di distribuzione dell'energia venga usata per distribuire metano e non più GPL e soprattutto chiediamo più presto un tavolo istituzionale il presidente della regione toscana e il sindaco affinché vengano tutelati gli interessi dei nostri cittadini del comune di Cinigiano Grosseto. I cittadini italiani per avere diritto a una assistenza sanitaria ormai sono costretti a pagare ben 4 volte, la prima volta con la fiscalità generale, la seconda volta con i ticket, la terza volta per avere una prestazione sanitaria a pagamento sul privato e addirittura in certi contesti come quello della libera professione intramenia gli tocca pagare anche la quota che il medico stesso poi deve riversare all'azienda sanitaria. Noi su questa faccenda siamo a proporre una mozione alla giunta regionale che la impegni a promuovere a livello nazionale l'abolizione di questo conflitto di interessi che è straordinario. Un medico che lavora nel servizio sanitario pubblico deve avere un rapporto esclusivo e quindi non fare cassa con questo tipo di attività. Salve a tutti, questa settimana in Regione Toscana abbiamo presentato un'interrogazione sempre chiedendo alla giunta regionale relativamente al garante per l'infanzia che come sapete da un anno è vacante come posizione in una regione dove ci sono 580 minori in 120 strutture e non c'è un garante che va a controllare se tutto funziona e se tutto va in modo regolare. Quindi chiediamo conto alla regione che si rispetti la legge 26 2010 per l'istituzione del garante e chiediamo anche di fare una modifica all'interno della legge, all'articolo 9, dove si definisce il contratto. Perché ad oggi il contratto di lavoro per il garante dell'infanzia, così come è determinato dalla legge 26-2010, non gli sono pagati i contributi. Ora ditemi voi dov'è un professionista quotato e qualificato che viene a fare il garante perdendo i contributi sanitari. Quindi va modificato il contratto per il garante. Deve essere un contratto al massimo delle tutele per una figura importantissima. Dopo Piombino e dopo Livorno qui siamo a Massa Carrara dove abbiamo la terza area di crisi complessa. E si fa riferimento all'accordo di programma e pertanto saremo qui sicuramente a dare una mano affinché questo accordo di programma venga messo in atto nel breve tempo possibile. Si parla di problematiche legate alle normative che sono anche fin troppo ossessionanti o sono troppo ossessive allo stesso tempo e sono troppe. Altri tipi di richieste di anche abbastanza accurate di aiuto come quelle che sono relative all'erosione e quindi al dissesto idrogeologico, quindi sono tante le richieste d'aiuto e queste sono quelle che noi ci facciamo carico, ma non come si fa di solito in politica dove sono tante le promesse e poi i fatti sono pochi, pertanto devono essere da parte nostra sollecitate al massimo quelli che sono gli interventi che devono essere poi alla fine portati a compimento. Il microcredito non è soltanto un'azione di restituzione dei nostri stipendi, è un'idea di governo. Certo con 1100 imprese che sono partite in un anno e 8000 che partiranno da qui
alla fine del progetto non cambieremo l'Italia, però vi stiamo testimoniando l'idea di governo che vogliamo portare avanti. Uno Stato che al di là delle banche permette alle imprese di accedere al credito anche con soldi propri, anche con una banca pubblica che faccia investimenti e che dia alle imprese l'opportunità di convertirsi. Noi questo vogliamo spiegare con gesti concreti come questi, e soprattutto sono gesti che danno credibilità al Movimento 5 Stelle, perché è un movimento che fa quello che dice.